vertice era in Francia, era a Parigi, ha incontrato l'Olympique Lione per tenersi informato sulla situazione di Ndombele, giocatore sul quale la Juve vigile da tanti mesi. C'è stata un'offerta del Tottenham per Ndombele rifiutata dall'Olympique di circa 45 milioni di euro più bonus, non si è parlato di cifre, ma la Juve ha chiesto al Lione di essere comunque informata su quelle che saranno le situazioni di mercato che riguardano Ndombele. Poi si è parlato anche di un giovane che si chiama Amin Guiri, classe 2000, non so se Farina ha trovato qualche immagine, perché la Juve è interessata a questo talento dell'Olympique che Farina ci fa vedere adesso. Paratici, come sappiamo, lavora sia su giocatori di prima squadra, ma se può anche su talenti del giovani del settore giovanile. Poi si è spostato a Londra Paratici, caro Alessandro Bonan, a Londra per continuare a tenere vivi i contatti con il Chelsea e con Marina. Paratici e Marina si sentono praticamente tutti i giorni per cercare di arrivare alla formalizzazione dell'indennizzo che il Chelsea chiede per dare il via libera finale a Maurizio Sarri, che ha già, come sappiamo, un accordo ben chiuso con la Juventus. Il Chelsea quindi pretende questo indennizzo perché dice: abbiamo pagato Sarri, abbiamo pagato Villas-Boas, paghiamo adesso Lampard 3 milioni e mezzo di clausola, noi Sarri gratis non lo diamo, e quindi Juve e Chelsea con l'intermediazione di Ramadani stanno trovando l'incastro giusto affinché Sarri possa uscire dal Chelsea e diventare così l'allenatore della Juventus. Ma non è tutto, perché Paratici ha incontrato anche il Manchester United. Manchester United che ha uffici londinesi, fa mercato da Londra, e in questo incontro con il Manchester United ovviamente sul tavolo, sappiamo, c'è Paul Pogba, il grande sogno di rientro per la Juventus. Si è parlato anche di Cancelo, che il City non ha ancora chiuso perché non è arrivato alla cifra che vuole la Juve, quindi tanti discorsi in ballo e primo approccio, primo incontro tra Juve e Manchester per la situazione Pogba.